diamo il prosecco a Alessandro Garofalo, a Natale Bresciadini e a Massimo Foletti. Grazie, buonasera a tutti, bentrovati. Beh, un applauso veramente a un bravo organizzatore. Direi amici, prego raggiungetemi, poi alla mia destra o sinistra, non lo so, quello affari vostri, io non sono esperto delle procedure da questo punto di vista, perfetto, grazie. In ordine religioso. No, io mi sono messo qua perché ho più la parte tecnologica, così avrebbe disturbato loro. Allora, abbiamo diviso in due parti questa conversazione con loro, che ora presenterò e con cui faremo una piccola chiacchierata. In quanto questo mondo anche a me mi ha sempre affascinato, loro lo sanno, la mia storia anche personale, e ha avuto un approccio legato al monastero di Vallombrosa un sacco di anni fa, più di 15, in cui appunto avendo conosciuto l'abate, ho iniziato da laico ad avvicinarmi a questo mondo facendo una media di tre, ritiri una parola esagerata, comunque tre momenti di riflessione a Vallombrosa l'anno, e che devo dirvi affascinanti. E mi hanno dato un valore aggiunto incredibile. Intanto detox, non c'è ponte, non c'è wifi, non c'è niente, quindi stai senza telefono e stavo in pace, che era una cosa bellissima. E come ho raccontato in altre occasioni, e magari poi mi dirai se vivrò queste cose quando verrò a trovarti, e la cosa che mi disturbava di più era la notte, siccome dormivo nella cella, ovviamente da solo, era la risonanza del battito del cuore con l'asse di legno. E sto rumore, capito, in risonanza, silenzio assoluto, c'era la celletta fuori, il bosco, un attimino mi ha messo un po' di ansia, ho piegato una notte, due, a cominciare a convivere, era l'unico rumore che sentivo, e quindi sentivo il battito del mio cuore, in una risonanza un po' eccessiva, che non riuscivo sinceramente a governare. Poi dopo ho cominciato, ma a parte quello, quindi poi ho vissuto il ciclo, poi parleremo dei ritmi della giornata, no? L'alba, la giornata, i vespri, eccetera, e questo ritmo alternante, di cui poi parleremo, di momenti di riflessione, di momenti operativi, mi ha effettivamente entusiasmato. E non dico chiederei a te perché hai messo questo poster, ma te lo chiedo lo stesso, anche se non è il microfono, hai unito due cose interessanti che a me hanno sempre intrigato, Leonardo da Vinci e poi Ora et Labora. E chiaramente Leonardo da Vinci, a parte essere il cinquecentesimo della morte, la centralità dell'uomo vittoriano, di cui, come diceva la Presidente nell'incontro precedente, è stata la partenza anche dell'incontro dell'anno di C per C, e poi il motto Ora et Labora. Allora, perché abbiamo invitato, grazie anche a te, questi due bellissimi personaggi, e poi la terza, che sarà nella parte conclusiva, dove toccheremo il tema delle relazioni interpersonali declinate nel mondo anche della vendita, del rapporto col cliente. Allora, innanzitutto, lui è il padrone di casa, da tutti i punti di vista. No, padrone di casa sono loro, io. Però è l'autorità in campo, e quindi è quello che effettivamente vive nel monastero, e non solo, fa molta attività di formazione, di proseliti, ma sdona Fano, che dopo ci dirai meglio dove sei. Però accanto a un personaggio che io ho conosciuto nel 2006, che è Massimo Foladoro. Massimo è un personaggio fantastico perché è uno studioso dell'organizzazione, benedettina, e non solo. Ha scritto dei best seller che poi suggerirò, perché molti a volte mi dicono che sono un po' la Vanna Marchi dei libri, però i libri bisogna anche leggerli, perché è importante. Quello che a me aveva colpito di più è proprio che sarà il tema di oggi, è l'organizzazione perfetta, quindi già scritto nel 2006. Uno dei più recenti era invece Il lavoro e la regola. Quindi Massimo ha avuto sempre questa capacità di declinare nel mondo nostro aziendale, perché lui è un grosso esperto di mondo aziendale, tutte queste relazioni tra l'organizzazione benedettina, che andremo a esplorare, e come la esploreremo. Io ho la regola, la conosco molto bene perché ci ho lavorato parecchio, e quindi proseguiremo con una piccola partita di ping pong amichevole. Leggerò qualche punto della regola, poi chiederò a lui un'interpretazione religiosa, e poi un contraltare aziendale con lui. Quindi andiamo a vedere la declinazione dell'azienda, perché ci sono un sacco di analogie interessanti. Io dico sempre, quando si parla, a volte con saccenza, di responsabilità sociale d'impresa da parte di molte università
o multimaster, e dico andiamo a rileggere cosa è stato scritto nel 400 da San Benedetto, perché c'è già dentro tutto, e quello che semmai è detto oggi a volte è detto in modo anche improprio. Quindi sarà un percorso di questo tipo. Ogni tanto un po' di tecnologia, quindi la regia fa parte del nostro lavoro, ogni tanto mi darà tra virgolette la linea per scrivere qualche appunto, ogni tanto partirà qualche piccolo filmato muto, diciamo, di vita in convento anche per adattarci, però io direi che partiamo subito. Allora, la prima cosa, siete ognuno di voi microfonati, e due parole sulla vostra biografia per presentarvi più correttamente di quanto ho fatto io, quindi prima tu e poi Massimo. Bene, grazie, grazie Alessandro, buonasera a tutti, grazie anche per l'invito. Sono molto contento di poter partecipare qui a questo incontro e non so, ecco, lui ha prima usato una parola, non vado in giro a fare proseliti, mi raccomando, tranquilli, non cerco di convertire nessuno perché sono troppo impegnato a cercare di tentare di convertire me stesso, quindi già sono impegnato per questo. Io perché sicuramente vi state chiedendo perché un monaco benedettino insomma va in giro a parlare nelle aziende, perché nella mia formazione, io ho una formazione puramente umanistica, e vengo da liceo classico, teologia, filosofia, queste cose qua, poi anche la mia vita è stata molto, molto lineare, ne parlavamo anche prima salendo con Alice, io sono bresciano di origine come capite dalla mia parlata, anche se adesso vivo a Fano dal 2007. A 12 anni sono entrato in seminario a Brescia per fare le scuole appunto per diventare prete, e poi a 25 anni ho voluto dare una svolta alla mia esistenza e sono entrato in monastero. Voi pensate che fantasia che ho avuto. Ok, faccio la mia a Bardolino, tra l'altro, dove alla Rocca di Garda, dove sotto casa sua, cioè, anzi sopra casa sua. E poi ho fatto tutta la mia formazione, ecco, lui oggi leggerà delle frasi della regola, io le devo commentare. L'ultima volta che ho fatto questa cosa è quando ero a Sant'Anselmo a Roma a fare l'esame a scuola, che c'era il professore che mi leggeva la frase e io dovevo commentarla, quindi torno un po' giovane. Fatta questa formazione, io poi appunto divento monaco ufficiale totale nel 2003, poi la mia comunità mi dice fai questa esperienza, vai un anno in California, quindi perché abbiamo anche delle case in California. So che qualche volta l'obbedienza costa, però è uno no, vai a Berkeley, San Francisco, abbiamo anche un altro monastero a metà strada tra Los Angeles e San Francisco che si chiama New Camaldoli, perché gli americani con fantasia sono un po' zero. E rientro dall'esperienza californiana e chiedo alla mia comunità di fare un'altra esperienza, di andare, poi passo un tipo di niente, di andare a lavorare. E sono andato a lavorare per 2 anni in una piccola azienda del Veronese, lì a Sona, dietro al centro commerciale della Grande Mela, e a quei tempi facevano controllo satellitare per macchine gamma, e quindi vengo a contatto con questo mondo. Quindi poi mentre lavoravo mi venivano in mente tanti pensieri, anch'io una sera entro, appunto non sapendo nulla di lavoro, entro in libreria, vado in una sezione economia e management, troverò qualche libro che mi dice qualcosa. E per puro caso incontro proprio il libro di Massimo, il primo, e quindi da lì è poi nato tutto, poi l'ho contattato e quindi mi diverto, perché io in fondo di questo mi diverto a non insegnare niente a nessuno, ma a condividere con le persone qualche pensiero che così che mi viene in mente, e spero che possa essere anche utile a voi, insomma, poi in altre cose ve le dico. Io parto dal fatto che vi ringrazio tanto, avrete capito dal cognome che sono di queste zone, non so perché, ma non so perché, probabilmente le radici esistono, sono nato a Varese, mio padre è limusine del Piave, ma è impressionante come quando entro nel Veneto probabilmente senti che ci sono delle radici che ti appartengono. Parentesi, grazie. Grazie mille dell'invito. Perché quello che con Natale stiamo provando a fare in questi anni, per me è stata una cosa, Natale lo dice spesso, noi ci siamo incontrati, io che arrivo dal mondo dell'impresa e che cercavo di capire il loro mondo, Natale che stavo cercando di capire il mio, e lì dentro abbiamo trovato dei punti di incontro. Per me è stato un incontro strano, nel senso che io faccio parte di quel gruppo di manager che negli anni 80 facevano la Milano da bere, insomma, per cui ho lavorato nel marketing, nelle vendite, come direttore commerciale per tanti anni, e avevo chiuso la mia carriera, non avevo chiuso la carriera, ero in carriera ancora come amministratore di una società che avevo contribuito a mettere in crisi, ovvero per me un periodo molto delicato, insomma, vuol dire che qualche cosa non guardava, l'editoria è un mondo dove la redditività era molto bassa, era facile anche entrare in crisi, ma mi rendevo conto che non era un problema di sola competenza di mercato. Ed ebbi la fortuna, come in fondo è stato per Natale, di incontrare un piccolissimo monastero, dove era finita a fare la monaca, lo racconto nel primo libro,
una donna splendida, bellissima tra l'altro, che non mi aspettavo proprio di trovare lì a distanza di tanti anni. Lei vide che non attraversavo un momento molto bello, probabilmente, mi chiese se volevo fare un po' quello che la terra ha fatto in azienda, l'opposto, cioè io cominciai a passare dei periodi vuol dire un giorno, qualche ora, non ce la facevo stare di più. Mi ricordo che quando la prima volta arrivai mi disse, bene, ci vediamo alle 6, e gli disse, Sara, ma sono le 3, cosa faccio? 3 ore qua in silenzio. Io, ma legge, 3 ore devo leggere. Ma le leggi erano quelle, cioè o leggevi, o pregavi, o dormivi, o una delle 3 devi fare, insomma. Però lì mi colse, uno quello che diceva Alessandro prima, capì che fermarsi poteva far bene, noi a Milano, ma credo che nel Veneto siamo uguali, non ci si ferma molto, lì per la prima volta mi fermai costretto, non potevo fare altro che non stare lì fermo, in mezzo al silenzio, ai libri, e mi rendevo conto che lunedì quando rientravo stavo meglio. E non mi tornavano i conti perché non era quello che mi avevano insegnato, cioè per lavorare tanto dovevi lavorare tanto e bene, non potevi fermarti. E soprattutto cominciai a conoscere il mondo che un po' oggi toccheremo, che ero convinto fosse solo un mondo spirituale come è. Natale è una persona di grandissima profondità e spiritualità, ma una persona di grandissima concretezza, come spero un po' di essere anch'io, noi insomma. Mi resi conto che non c'era dicotomia, questo ore e lavoro esisteva. C'era una dimensione di silenzio, ascolto, meditazione, studio che si combinava bene col fare. E tra l'altro le cose poi anche in azienda andarono bene, ho deciso poi di cominciare a fare questo lavoro. E lì ho cominciato questo cammino, ma la cosa interessante fu che quando decisi di approfondire questa storia, perché è una storia enorme, di 1500 anni, vidi le opere e la ricchezza. E lì chiusi il ciclo. Ovvero da una parte vedevo cose che mi facevano bene, che mi rendevo conto in azienda, io cominciavo a usare e facevano bene a me, alle persone, ai risultati, e dall'altra vidi poi quello che poi ci racconteremo, 1500 anni di opere, di ricchezza, di valore, di ricchezza. E questo diede poi vita ai libri che ho scritto e anche a questo sodalizio nostro che durava da tanti anni. Siamo una coppia di fatto. E comincio a preoccuparmi, sì, però, sì. No, per quello che gli hai detto, guarda, non raccontare tutto, dobbiamo cercare anche di alleggerire un tema difficile. Allora, io ho preparato alcune letture di alcuni punti e ovviamente non riusciremo a leggerle tutte, però su alcune volevo chiedere una riflessione loro. Parto dal punto 2 della regola. La regola è questa, è scritta ovviamente in latino e in italiano, io mi concentro sulla parte italiana, ovviamente non abbiate da male. Parlerò solo latino. Esatto. Allora, punto 2, come deve essere l'abate? Leggo alcuni frammenti. Nel suo insegnamento poi l'abate deve essere sempre fedele a quella norma dell'apostolo che dice ammonisci, esorta, rimprovera. Vale a dire, alternando secondo le circostanze la dolcezza al rigore, mostri la severità del maestro e il tenero affetto del padre, ossia deve riprendere più duramente gli indisciplinati e gli irrequieti, gli obbedienti invece, i miti e i pazienti, deve incoraggiarli a progredire sempre più, ma quelli negligenti e sprezzanti raccomandiamo di rimproverarli e di punirli. Allora direi che dal mio punto di vista in queste poche righe c'è il concetto che poi noi chiamiamo, e tu farai poi un commento, la leadership situazionale, cioè qua c'è scritto tutto, diciamo, in 4 righe. Un commento a te e poi una parafrasi aziendale a massa. Ok. Per giustificare i miei 5 anni di liceo classico passati sui libri, allora mi piace un po' giocare sempre con le parole. E quindi parto proprio dalla parola che è stata citata adesso, che è quella dell'abate, che forse è una delle figure più importanti all'interno della regola di San Benedetto. Ma è interessante che appunto Benedetto poteva usare per pensare al responsabile della sua comunità a un'altra figura che c'era nella cultura latina, che era il pater familias. Però il pater familias era quella figura che aveva pieni poteri sulle persone, sulle cose. Padre Familias romano era uno che se la mattina si alzava e diceva quello schiavo deve morire. Perché? Perché l'ho deciso io. Ho i miei motivi. Okay. San Benedetto, appunto, pur essendo di questa formazione, diciamo, romana, dice no, io uso il termine Abbas, e Abbas è il termine. Voi a Bibbia come state?
Alzate la mano. Ho visto quegli sguardi che quando succedevano a scuola, chi interrogo oggi? Tutti così. Però io la faccio sempre e mi diverto. Hanno fatto la battuta iniziale, avete visto un pezzo che stasera vi accontentate di quel che passa il convento, ma quella me la gira. Allora, dicevo, Benedetto nella sua regola usa il termine Abbas, che è un termine che Gesù usa nel Vangelo. Abba vuol dire, è il termine tenero per chiamare il papà in famiglia, no? Il bambino caro, questa cosa qua. Quindi, perché? Mentre il pater familias faceva riferimento al ruolo, l'Abbas fa riferimento alla relazione. Quindi il responsabile della comunità per San Benedetto è un uomo che deve vivere e gestire relazioni, prima ancora che ruoli e comandi, eccetera, eccetera. E deve gestire, e quindi per esempio l'autorità, interessante anche qui il termine, l'abate ha autorità in comunità, ma perché? Perché anche qui il termine autorità italiano deriva dal latino, dal verbo augeo, che vuol dire far crescere, far sorgere. Quindi è interessante, tu hai autorità quando permetti all'altra persona di crescere, di sorgere, insomma. Spesso invece noi usiamo autorità come io sono il capo, e tu comandi e obbedisci, esattamente il contrario. Ed è per quello che viene detto, no? Dice devi essere severo e devi essere tenero, perché il principio che guida l'attività dell'abate all'interno della comunità è il principio di equità. Equità vuol dire dare a ciascuno il suo, perché quando ci dicono che siamo tutti uguali, non è vero, non siamo tutti uguali, siamo tutti diversi e dobbiamo essere in grado di dare a ciascuno il suo. In termini più moderni, no? A voi piace, voi qui avete le montagne bellissime, a voi piace camminare, sì? Fare queste passeggiate. In particolare alla seconda fila. Seconda fila, certo. Siccome Massimo è un gran camminatore, domani mattina alle 6 quei loro quattro si sono prenotati per andare a fare 25 km con Marco. Allora, chi sta parlando? Ora, perché la natura è bella? Perché c'è la biodiversità. Se ci fosse la biouguaglianza, morirebbe tutto. Però la biodiversità ci piace tantissimo quando è nella natura. Però in ufficio, magari, in famiglia, la biodiversità comincia un po' a fatica. Sarebbe bello che fossimo tutti uguali, però pensiamo che andiamo tutti nella stessa direzione. Questa è la fatica invece. Perché? Perché dietro c'è la persona, che il titolo non mi piace, poi veramente chiudo, perché sto poi... Io so tre parole in latino, se le uso tutte adesso, e poi non so dopo il resto della conferenza. Il termine persona, che è molto interessante, in latino deriva dal termine per sonare, che ha a che fare con la musica, col suonare forte, col rimbombare. Noi chiediamoci ogni volta che noi facciamo una scelta, al di là del ruolo che abbiamo, che cos'è che risuona in noi e che cos'è che facciamo risuonare negli altri. Perché noi siamo esseri umani se entriamo veramente in relazione con gli altri. Interessante anche dal punto di vista puramente biologico, sapete la questione dei famosi neuroni a specchio, no? Questo scoperto che un ricercatore italiano a Parma ha fatto. Cioè, se io prendo un bicchiere d'acqua, dentro di me si attivano dei neuroni, ma se anche io vedo che Alessandro beve il bicchiere d'acqua, si attivano gli stessi neuroni, come se lo facessi io quel gesto. Cioè, noi biologicamente, fisiologicamente, siamo fatti per entrare in vibrazione con gli altri. Quindi non entrare in relazione è veramente è forzare la nostra natura. Quindi quando intanto se leggo qualche manuale di management o anche quelli degli anni passati, mi diverte vedere, no, questa figura del manager che deve essere quasi asettico, che deve prendere decisioni senza... è contro natura, non esiste. Noi siamo fatti... è sempre paradossale, è più stressante non entrare in relazione che entrare. È sempre paradossale nella nostra idea. Quindi questo fatto dell'abate, l'abate appunto è la persona che vive di relazione, che deve capire chi ha di fronte per cercare di dare a ciascuno il suo, perché ciò che ci guida è il percento di equità, non è... è come se lui faceste... mobili uguali per tutti. Voi non fate mobili uguali per tutti. La vostra caratteristica è che siete in grado di applicare il principio di equità, perché i vostri mobili sono tutti diversi, compresi, mi ha fatto vedere anche la linea americana, giusto, va bene solo per gli americani questa roba. La tenete addirittura nascosta dietro un tendone per non farla vedere, non so,
abbiamo aperto, ah, questo è l'americano, oh, tica, sì, giusto per Trump, vabbè, chiusa parentesi. Ecco, vedete, questo principio di equità e questa cosa di far risuonare, ecco, di far vibrare, di entrare in relazione, insomma, ecco, queste un po' le idee che, non so, il professore ha risposto giusto. Sì. Perfetto, guarda, gli appunti che ho preso, tu te ne sei accorto, ma l'esame, ho scritto diverse cose, l'esame ampiamente superato. Allora chiederei alla parte, diciamo, manageriale un po' il contraltare, anche se già ci ha accennato diverse cose a Natale. Però stare dopo Natale non è semplice. Sì. Perché lui lancia questo. No, io faccio queste cose e mi vesto da monaco, perché poi se venissi vestito da laico, qualche volta ci confondono, capito? Questa è un po' la problema. Deve fare la parte spirituale e faccio capire. L'altra sera ho avuto una delusione enorme, perché io sono profondamente laico, sono molto contento, ho detto che un po' di cammino l'ho fatto, mi sono reso conto che ad un convegno che quando una persona mi ha visto mi ha guardato come dire, ma allora lei non è un monaco. Era proprio disappunto puro, delusione pura. Allora ho dovuto raccontare che però insomma qualcosa so. No, io volevo rifarmi alla parola abate, alla parola abbas. E lo faccio senza volerlo ricordando un po' mio padre che è vivo, ma perché è la persona a cui ho dedicato tra l'altro il primo libro. Evito di dirvi cosa ho scritto perché poi se non mi commuovo, mi fermo. Perché? Credo che tutti noi, probabilmente nel padre, piuttosto che nei padri che abbiamo avuto, nei maestri che abbiamo avuto, nella vita forse abbiamo riconosciuto alcuni tratti che Benedetto dice nella regola. E penso a noi nel lavoro. Io ho la fortuna di essere un po' ambivalente, non so come dire, nel senso che sono tutt'oggi soprattutto un imprenditore, per cui quando faccio cose come queste o più, faccio più riferimento a me nel lavoro e ai casini che ciascuno di noi ha nel lavoro con le persone, casini nel senso bello, insomma le cose che capitano, piuttosto che non le cose che studio. Ecco, se penso a me oggi nel lavoro, a noi credo oggi nel lavoro, mi viene in mente, forse vi ricordate Platone quando disegnava l'uomo come condottiero di una biga con due cavalli, uno bianco e uno nero, uno che strappa a destra e uno che strappa a sinistra. Ecco, a volte ho la sensazione di me, forse tutti noi, di essere nella quotidianità strappati da più parti, e con questa voglia di equilibrio che in realtà spesso la complessità, la confusione non ti dà. Ecco, se penso a mio padre e se penso alla figura di Abbas, di padre, che emerge dalla regola, penso proprio a una persona che tutti i giorni prende questi due cavalli, in qualche modo, che sono tanti, e li prova a indirizzare verso un'unica direzione. Penso a una persona salda, una persona che è piedi per terra, una persona che sa stare nel concreto ma sa guardare avanti, una persona semplice. Leggendo i due capitoli della regola, questa cosa emerge molto interessante. Anche Natale da sfiorato, le lavate, è l'unica figura a cui Benedetto dedica due capitoli. In genere ogni capitolo sono 73 capitoli, sono mono cose, una lavate, l'altra il direttore finanziario, si chiama in maniera diversa, ma c'è una struttura molto anche organizzativa simile alle nostre. È interessante il fatto che lui dedica uno dei primissimi capitoli alla parte, il secondo addirittura, così dire, adesso vi parlo subito della persona importante, di quello che farà la differenza nella comunità. E ne dedico un altro, pare scritto dopo Natale 30 anni, no? Alla fine della regola ha impiegato un casino di tempo a scrivere questo libro, che è dato un libricino, un dicino, una roba piccola. E quando scrive il secondo capitolo cambia notevolmente il profilo. Cioè il primo abate, quello che lui scrive all'inizio, è un abate tedesco, dico tedesco per capire, è un abate molto autoritario, se vogliamo, a cui viene detto mi raccomando fai, guida le persone con buon senso, del padre di famiglia, ma con quel piglio che molte volte credo che anche in queste regioni sia per fortuna presente. Però alla fine recupera quello che diceva Natale, recupera l'umanità, recupera la relazione, quasi che 30 anni passati a governare persone e avessero detto occhio, non usare solo il bastone, sappi che esiste il bastone e la carota, usando una modalità, una metafora che spesso ci viene. Ecco. Allora mi viene in mente proprio questa figura che emerge, che io credo oggi emerga molto in azienda, una figura che è costretta all'equilibrio. C'è così tanto squilibrio, c'è così tanta confusione, c'è così tante situazioni contorte che tu devi essere più centrato di quanto non fossi prima. Più capace di equilibrio in te per generare equilibrio attorno a te. E chiudo
Solo per una cosa, non so dire, è stata buffa quasi all'inizio. C'è una realtà enorme veneta con cui lavoriamo da tanti anni, è una realtà che ha 1200 negozi oggi, che ci chiese di fare un lavoro su tutti i capi negozio. I capi negozio sono per loro giovani che sostanzialmente lavorano più degli altri, con delle capacità spiccate di fare fatica. Beh, insomma, le figure che sappiamo, che spesso crescono più che per competenze, anche per voglia di lavorare, insomma, per vicinanza all'azienda. Allora facciamo questo lavoro su tutti i capi negozi e poi il direttore generale ci convocò, come giusto che sia, per capire l'essenziale. Per cui al di là di tutte queste robe, infatti, ma ditemi un attimo, ma quelli bravi come sono? E prese la parola prima di me, avevamo fatto una relazione enorme, no? Ma chi era, com'era il responsabile della formazione, gli disse guarda Moreno, io ho la sensazione che quelli bravi siano equilibrati interiormente. E lui rimase sbigottito, perché si aspettava che quelli bravi erano più forti, più energici, più cazzoni, non so cosa dirmi, insomma. Si aspettava un uomo macio e una prospettiva di capo negozio, quella che è negli stereotipi forse. Che invece il tema che uscì e su cui poi lavorammo fu proprio questo tema che diceva Dale, di una persona che con le sue 20-30 persone sa stare lì in mezzo a loro, le sa governare, si sa relazionare, ogni tanto le ascolta, ogni tanto le manda quel paese, ogni tanto le guida, ogni tanto le ferma. Con questa però capacità di farlo quando serve, con chi serve, come serve, nei tempi che serve. Ecco, io credo che la figura che emerga dalla regola, che riguarda molto noi oggi, sia proprio questa, una persona che è lì, che intuisce, capisce e poi prova ogni volta a fare ciò che quell'equilibrio gli chiede di fare in quel momento con quelle persone. Grazie. Proprio per proseguire su questo punto avevo segnato il capitolo 3, la convocazione dei fratelli a consiglio. Lo so. Ogni volta che in un monastero si deve trattare qualche affare di particolare importanza, l'abate convochi tutta la comunità ed esponga lui stesso di che si tratta e, sentito il parere dei fratelli, ci rifletta sopra e quindi faccia ciò che riterrà più utile. Ora, se abbiamo detto di convocare tutti a consiglio, è perché il Signore spesso rivela a uno più giovane ciò che è meglio. È interessante. Vero? Sì, interessante. In effetti io ero in difficoltà, perché quando ho fatto l'abate il priore della mia comunità, fino al 2014, ero anche il più giovane, quindi avrei potuto raccontare un'altra meme e quindi risolvevo la questione senza confrontare nessuno. No, di là delle battute. È interessante, cioè proviamo a calare questa frase di San Benedetto, appunto 1500 anni fa, quando nella cultura di San Benedetto la persona importante era l'anziano. Perché? Perché l'anziano è uno che sa, è uno che ha esperienza, è uno che ha vissuto, appunto ha già capito come vanno le cose, quindi può insegnare. E quindi lui invece dice, ah, interessante, qui nella prima parte di questo capitolo dice quando le cose importanti coinvolgi tutti, poi per le cose quelle meno importanti prendi due o tre anziani e fai le cose più veloci. Perché il più giovane? Non perché volesse essere uno di quelli che hanno per rottamare le cose, perché il più giovane? E qui c'è l'idea di contemplazione, una parola che è molto forse nostra, però io so che se vi chiedessi che cosa pensate quando sentite la parola contemplare, probabilmente pensate a qualcosa di molto etereo, molto fumoso, molto, no, che ci porta in mondi strani, queste cose qui, no? Ecco, per poter fare questo tipo di contemplazione non serve venire in monastero, venite il sabato sera sulla riviera romagnola, in qualche locale, che io ve li posso anche dire, che conosco, e lì, andate lì, vi danno un po' di qualcosa e fate questo tipo di contemplazione. E non ci sono mai stato, me l'hanno detto. Io confesso pure, quindi nel confessare, chiuso parentesi. La contemplazione deriva dal greco enoptico, la parola latina. E ottico ha a che fare con gli occhiali. La N è la preposizione che indica dentro. Quindi la contemplazione è la capacità di guardare in profondità le cose, di avere uno sguardo diverso. Ecco, perché il giovane, San Benedetto? Perché il giovane di solito ha uno sguardo diverso sulla realtà. Arriva per la prima volta, quindi in una realtà e vede un'altra cosa rispetto a chi magari c'è dentro da 30, 40 anni o 50 anni. Ecco,
il giovane che c'è lui è un po' come quella bambina, no, che faceva tante domande, ecco, è questo sguardo, lo stupore, la meraviglia, perché i bambini fanno anche i capricci, non è che i bambini non è che sono sempre sono simpatici. Io ho la fortuna di avere dei nipoti quando erano piccoli, finché erano carini, poi quando piangevano vai dalla mamma, li mandavo dalla mamma, per esempio. Okay? Quindi la contemplazione è questa capacità di guardare le cose con occhi diversi. Questo l'essere giovane di San Benedetto è questo. E riuscire a guardare magari le cose che noi vediamo sempre da tanto tempo, perché il monastero è sempre su luoghi oltre carini e belli, ma un po' appartati rispetto al mondo. Non perché il mondo ci fa schifo, è brutto e cattivo, ma perché noi vogliamo guardarlo da un altro punto di vista. Guardate, c'è qualche psicologo qui dentro? No? Qualcuno vada, io perché la psicologia? Perché io devo andare a raccontare le cose più intime di me stesso a uno che non mi conosce? E lo pago pure, tra l'altro, questo. Ma è perché questo qua mi guarda, no, da un punto di vista totalmente altro, mi può far vedere delle cose che io non riesco a vedere se sono dentro lì. Ecco, questa idea di gioventù è riuscire a, lui dice ai suoi monaci, allenatevi a guardare le cose da punti di vista diversi, come se fosse la prima volta che le guardate, anche se magari è sempre quella da 30 o 40 anni. E quindi richiama lo stupore, richiama la meraviglia, uscire dall'area di comfort. Io so, qualche volta faccio questo esempio, no? Non so, sicuramente qui non succede, ma in altre aziende quando ti dicono c'è la riunione, oddio, la riunione, tanto sono sempre le stesse cose, cioè. Una, no, qua non succede, però di solito fuori sì, nei monasteri ancora, probabilmente no, ancora sì, ancora. Questo è lo sguardo, secondo me, che dobbiamo mantenere, e credo che un po' ben detto il punto è questo, ecco, avere veramente questo sguardo diverso, nuovo sulla realtà. Io provo, mi viene chiaramente naturale provare a usare la mia esperienza passata e di oggi, raffrontare, che è un po' quello che ho provato a fare nei libri. Parto da una considerazione che è un po' quella che vi dicevo all'inizio. Io mi sono occupato di marketing, di vendita, per cui di risultati. Quando vedo risultati so che arrivano da qualche cosa, sì, ogni tanto qualche colpo di fortuna, ma quando li vedi per tanto tempo vuol dire che per tanto tempo qualcuno ha fatto cose buone, ha lavorato bene, eccetera. E io li vedevo. E allora, quando ho letto la regola le prime volte, ho cercato di capire da dove arrivavano, cosa hanno fatto. Tipo, ho detto che i soldi ce li avevano, ma in realtà i soldi li hanno fatti prima di averli. Per cui non si capiva bene, alla fine probabilmente alcuni risultati erano arrivati anche dal fatto che erano divenuti grandi, erano cresciuti. E nei primi capitoli ho incontrato appunto la figura dell'abate in questo capitolo che vi davate prima, no? Ed ero semplicemente in ascolto, perché siccome ero certo di trovare dei trucchi, mi aspettavo di trovarli, ma non li vedevo, perché il dialogo per me allora non era un trucco, mi sembrava una cazzata, io la verità, mi avevano insegnato diversamente. Io ricordo che quando ho iniziato la mia carriera, forse ve le ricordate, le enciclopedie porta a porta, io ho fatto direttore vendite della Fabbra Editori, direttore comunque, per cui era una vendita non push. Adesso non saprei come chiamare adesso, ma diciamo che ero addestrato con le vendite lì, per cui per me figuratevi il dialogo, manco con i clienti dialogare, cioè più stava zitto meglio era, appena firmavi il contratto esortavi poi a scappare, insomma, no? Qui intorno ce n'erano alcuni tosti, questi no. Io ricordo il mio capo, sono diventato molto giovane direttore vendite lì, prima di me ne arrivò uno che poi era enorme, arrivava da Genova, la leggenda diceva che era stato un cavallo. Quando arrivò mi disse: Fredor, avrà capito che mi hanno mandato qua perché ho il physique du rôle. Era grande, era grosso, urlava, insomma, allora alla faccia del dialogo le cose accadevano quando tu le dirigevi, le dicevi, sono cose che oggi succedono. Qualche modo. Invece qui io trovai questa cosa, vedevo un capo designato a essere tale, perché l'abate è un capo degli effetti, è autorizzato ad esserlo anche in maniera molto forte, che però veniva esortato al dialogo. È un dialogo continuo, tanto più sulle cose importanti. Ecco, tenete presente qualcosa che ci siamo detti prima, che loro, questo mondo nasce nel 500 quando crolla Roma, per cui immaginate la confusione di oggi decuplicatela. Quando è crollata Roma nel 500 è crollato il mondo, noi oggi stiamo giocando a risico, a mio avviso, rispetto a quello che accadde allora, cioè era implosa la società, per cui il casino era veramente tanto. E lui in quel casino dice dialogate.
Ecco, se penso a me oggi, e credo questa sia un'esperienza di tutti, come faremmo oggi a trovare soluzioni quotidiane, giuste, buone, economicamente redditizie, se non anche attraverso il confronto? Come facciamo oggi a trovare come dire, il bandolo della matassa, se non anche attraverso la nostra capacità di stare in relazione con chi è con noi, ma non solo con i vertici, spesso e volentieri con chi è in magazzino, con chi è di fronte al cliente, con chi è in produzione. E in questo ci aiuta la parola, perché la parola è greca, adesso te ne uso una linea, e dice dialogos, logos lo sapete, il logo per l'antichità era la cosa vera, la cosa utile, la cosa, il principio attivo. Pensate alla trattativa, insomma, c'è sempre nella trattativa lo snodo, ecco, quello lì è il logos. Quando ti rendi conto che finalmente tra chi vende e chi compra sei arrivato, tra un fornitore e un'azienda, ecco, quello, se volete, in qualche modo, usando il nostro linguaggio, il logos. Ecco, il tema del dialogo è, a quel punto d'incontro, utile reciprocamente e utile al sistema impresa o al sistema abbazia, monastero, ci arrivi col dia, che vuol dire con. Il dialogo non è altro che l'unione di 2, 3, 4, 5 persone che portano sul tavolo ciò che pensano, ciò che credono utile, ciò che credono vero, ciò che credono fattibile, e poi cominciano faticosamente a far sì che l'impasto produca il logo con la L maiuscola, mi viene da dire. Io stamattina, ieri, abbiamo fatto un incontro con un gruppo ristretto della società, eravamo in 5, c'era una giovane che ha iniziato con noi, giovane, sono ancora giovane, ormai 30 anni sono ancora giovane, sì. È 2 anni che lavora con noi, stamattina l'ho chiamata e ho detto, Bea, sono contento di ieri, e mi dice, lo so che sei contento, perché ieri ho partecipato molto, ho detto tante cose. No, cazzo, l'hai capito? Perché la stavo esortando a dirmi cose. No, è abbastanza timida, poi insomma, i giovani sono come sapete. Ecco, io credo che oggi noi senza il logo non si vada da nessuna parte, perché altrimenti vuol dire provare, fare tentativi. Ieri quando c'era grasso che colava, i tentativi, se anche li sbagliavi, recuperavi. Oggi nella complessità, se fai 3 tentativi sbagliati, cominci a vedere il conto economico. E il casino è che per fare un tentativo giusto, o tu sei veramente uno che ci azzecca ogni volta, perché sei intelligente, sei bravo, sei esperienza, eccetera, eccetera, o viceversa, tu sei accanto a qualcuno che ti dà una mano, che ti fornisce un'idea, che ti supporta moralmente molte volte, ma che ti supporta in termini di competenza. Ecco, io in questa frase, questa è una delle frasi oggi in assoluto più moderne, poi può essere giovane, può essere l'anziano, quello che conta è costruire un processo a volte decisionale che si arricchisca proprio della nostra capacità di stare dentro un confronto continuo che poi chiude chiaramente, e lì lo si vede. Cioè, a un certo punto l'abate dice, bene, noi a Milano usiamo con poppa e mezzo dialetto, mi diverte molto, quello milanese è ancora più pratico, tipo è milanese, adesso femmo, no, come dire, adesso che ci siamo detti, adesso femmo. Ecco, nella regola questa cosa compare, vedi che c'è questo tema del confronto, della relazione e con la chiusura su ciò che lì è emerso di logos, su cui poi vale la pena fare. È un corso di tecniche di vendita, questo è esattamente così, quindi grazie per le analogie. Punto successivo, gli strumenti delle buone opere. Punto 4, ci sono 2 affermazioni di cui volevo chiedervi un breve commento. Non dare pace falsa, e l'altro che mi ha colpito, dire la verità con il cuore e con la bocca. Questo discorso di allineamento, credo, probabilmente di fasatura. Ecco, 2 battute su questo. 2 battute veloci, questo l'ho studiato meno, quindi devo mascherare. Allora, beh, queste sono i famosi strumenti delle buone, alcuni degli strumenti delle buone opere che Benedetto elenca nella sua regola. È chiaro, per Benedetto il cammino che uno deve fare all'interno del monastero deve essere un cammino di profonda verità. E anche qui il termine è interessante, il termine greco verità vuol dire, la parola è aletheia, che vuol dire alfa privativo, e l'altra parola aletheia vuol dire il velo, cioè togliere i veli, togliere tutto quello che è in più. Se vi ricordate, Michelangelo diceva, io nel blocco di marmo vedo già la statua, devo levare, devo togliere, non devo aggiungere. Ecco, il cammino di spirituale, che poi magari piacerebbe approfondire questo tema della spiritualità sul lavoro, è un cammino in cui bisogna alleggerire, bisogna andare all'essenziale. È un cammino di profonda verità con se stessi, di armonia. Ecco, monos, è qua, che qui la parola monaco deriva dal greco monos, che vuol dire uno,
ma non nel senso che è da solo, perché non è bene che l'uomo sia solo, dice una delle prime parole nella Bibbia cristiana, no? Perché siamo fatti per la relazione, ma uno nel senso che è unificato. Quindi io dico sempre, un po' monaci dobbiamo esserlo tutti. Poi se qualcuno vuole farlo veramente, io ho 2 posti liberi perché uno me l'ha occupato la Alice stasera, vi posso portare giù a Monte Giove e possiamo iniziare il cammino. Però un po' monaci dobbiamo esserlo tutti, nel senso che dobbiamo trovare quella esperienza, quella relazione, quelle cose concrete da fare che unificano quello che noi siamo, no? E vanno verso la verità innanzitutto di noi stessi. Quindi, e anche secondo me, aggiungo una piccola cosa che magari dirò prima, è interessante che quindi anche il mondo del lavoro potrebbe diventare veramente un luogo dove uno scopre se stesso. Non solo che è lì perché... Allora, chiariamo che il profitto è sacro, ok? Detta questa frase, il profitto è sacro, quindi io lo dico con termini miei, poi voi traducetelo come volete. Il profitto è sacro, ok? Perché se anche il mio monastero non fa profitto, lo chiudo, ok? Io poi sono fuori dai circuiti dell'8x1000, quelle cose lì, quindi non becco una lira di nulla. Perché voi pensate che sia il Vaticano che mantiene tutta la Chiesa Cattolica, ma non è vero, ok? Quindi il profitto è sacro, quindi siamo qui per lavorare anche perché dobbiamo portare a casa qualcosa. Però il fatto che passiamo tante ore all'interno di un luogo, è chiaro che forse ci può anche educare, ci può portare anche ad avere altri tipi di attenzione che mi sembra che qui ci sia. Ecco, per me la cosa, oggi, prima ho fatto, non mi ricordo, ho dimenticato il tuo nome. Matteo mi ha fatto fare il giro lì proprio dove viene prodotte le cose, e la cosa che mi ha stupito è che tutti quelli che dove noi passavamo alzavano lo sguardo e mi hanno salutato. Non so se l'abito li ha un po' spaventati, però a me questa cosa ha colpito, che tutti hanno alzato gli occhi e mi hanno salutato. Quindi c'è un'attenzione a queste cose, quindi non sono qua solo per... ma si rendono conto se passa una persona. Quindi questo dire la verità, no, come era concretamente... Con il cuore e con la bocca, che noi siamo... uno ha una profonda conoscenza di sé, persona 4.0, una persona che appunto è in armonia, che è una brava persona, che sta bene con se stesso, e quindi non ha paura anche di dire... Guarda che poi essere l'abate non è poi quello che... non è essere buonisti, perché San Benedetto ha un capitolo nella sua regola in cui a un certo punto dice, quando questo non lo capisce lo devi cacciare, anzi usa il termine, usi l'arma da taglio per evitare che una cosa infetti tutta la comunità. Cioè, poi a quei tempi non c'erano i sindacati, quindi era più veloce mandargli le persone, ok? Quindi cioè, ci sono dei momenti in cui uno deve essere molto duro, fa parte dell'essere, della relazione, di essere anche responsabile. Quindi ecco, però questa idea mi chiama, ecco, oltre ad essere contemplativi, vi invito anche a essere monaci, a diventare un po' monaci tutti, nel senso di avere questa capacità di unificazione, ecco, di non essere dispersivi, perché poi ci accorgiamo che quando siamo unificati, quando facciamo le cose con passione, come avete detto voi, ci stanchiamo anche meno, no? Sentiamo meno la fatica, siamo un po' più. Produciamo anche di più, che non è una brutta cosa, insomma. Massimo, una battuta? Natale, mentre parla, mi accende nella mia quotidianità, che sicuramente ognuno di noi ha le proprie quotidianità, insomma, dubito che qualcuno di noi abbia quelle quotidianità lente che c'erano un tempo. Non ricordo quando facciamo le convention, le facciamo di una settimana. Adesso credo che questo sia un dono enorme, trovarsi per delle ore assieme, una settimana in giro per il mondo. Perché vi dico questo? Perché io ho avuto la fortuna di continuare a lavorare tanto e di fare una cosa che mi aggrada e che è dentro anche la mia voglia di testimoniare la bellezza e la concretezza di certe cose. Per cui mi incasino la vita, ecco, sostanzialmente al di là del lavoro, del mio primo lavoro che è fare formazione, quello che mi piace di più, ho una società, insegno in università, scrivo libri, scrivo sul mio... ma ve lo dico, ho un sacco di robe. Questa roba qua mi interessa solo calarla in questa affermazione qua. Perché? Perché io per tanti anni, credo ancora noi tante volte, a me capita ancora anche oggi, di quando senti complessità, quando senti di avere tante cose da fare, accelleri. No? Questa è la prima cosa. Poi dopo io ormai anni che mi alleno a non fare così, perché mi rendo conto che nella fretta peggiore, spesso e volentieri, cioè come ci fosse una sorta di curva di Gauss, a un certo punto della fretta comincia a inibire la performance, per cui pensi di recuperare tempo con la velocità e lo perdi.
In compenso credo che invece oggi ci sia un'area di recupero tempo che io sperimento da anni, su cui non è facile, che è l'area della relazione. Credo che molte volte la parte importante del casino che noi viviamo quotidianamente è esogeno, ci arriva da fuori, tanti clienti, tante cose, tanti problemi, ma una parte è anche legata alla relazione con i clienti, con i fornitori, con i collaboratori, in famiglia. È lì dentro che noi a volte perdiamo tempo, piuttosto che ci arrabbiamo, piuttosto che ci ingolfiamo di preoccupazione. Voi non avete idea cosa fa, ad esempio, la rabbia alla capacità di apprendimento, alla capacità di concentrazione, alla capacità di innovazione. E allora questa frase che Alessandro citava è una frase che io provo a sperimentare tutti i giorni. Mi viene facile usare due temi. Uno, pensare, che nell'ottica anche del monachismo benedettino sta a dire discernere. Discernere, avete presente il setaccio? Quando io metto dentro, che ne so, sabbia grande fine, ne voglio fina, resta fuori quella che non mi serve. Ecco, il discernimento sta a dire che io prima di iniziare a fare, o prima peggio di iniziare una relazione a dire, penso, ragiono, valuto. Io e Natale lasciate perdere la coppia di fatto, mi raccomando, se no adesso stavo dicendo che ci vogliamo molto bene, ma non agganciate per le parole di me. No, questo ci permette anche in questi giorni di dirci un sacco di robe. Ma perché? Perché dietro c'è un'amicizia profonda, ci sono parole pensate e c'è la certezza che proprio perché c'è questo di fondo e c'è questa relazione di fondo, quello che ci diciamo non potrà che far sì che io posso discernere ancora di più, possiamo discernere le cose che stiamo facendo. Come fare? E qui entra in gioco, credo, la seconda parte, che è dire ciò che ho pensato, dirlo con la schiettezza che serve, con l'autenticità che serve, con le modalità che serve avere. Il tema non è dico quello che mi passa per la testa, no, prima ragiono e vedo cosa farmi passare per la testa, dopodiché faccio anche un po' attenzione ai modi, ai tempi, alle parole. E poi ultimo è provare a fare banalmente quello che ho detto. Ecco, qui dentro trovate due parole che sono interessanti. La prima appunto è discernimento, che è frutto di un continuo confronto leale con sé, con le proprie esigenze, con i propri desideri, con le proprie rabbie, con le proprie gioie, con ciò che vorresti fare e riesci a fare, a volte sì, a volte no, tutto questo mondo che conosciamo bene nel lavoro. E la seconda è far sì che tutto questo iceberg che sta sotto emerga nella sua chiarezza. Ecco, se io penso a me oggi, all'interno delle tantissime relazioni, sì, qualcuno si storpia, non sono tanti. Vedo che il mio tempo, quello che vi dicevo all'inizio, convulso, tutto sommato cresce, no? A volte meglio, a volte peggio, perché le relazioni sono tutto sommato lineari. Sono fatto un po' in quel modo lì, non sempre, mi raccomando, però il tentativo è far sì che il tempo migliori grazie al tempo della relazione. Ma il tempo della relazione ha bisogno di autenticità, di chiarezza, di dirsene nei modi giusti, nei tempi giusti, ma non di farlo esplodere poi. C'è una frase molto bella della regola che dice, ad esempio, non lasciare tramontare il sole sopra la tua ira. No? Che è tipico nostro, no? Che facciamo bollire i casini per un giorno, una settimana, un mese, poi quando esplodiamo esplode la relazione. A questo punto il bubbone è diventato così grande che, ecco, questa nostra capacità di intuire che il casino è esogeno e che non ci posso fare niente. Se aumenta, aumenta, non ci posso fare nulla. Quello che posso fare è gestirlo. Ma dentro a quella complessità spesso la relazione è l'elemento forse più importante e queste frasi aiutano proprio a far sì che la relazione non complichi una complessità che è già complessa, ma semmai la riducono forse addirittura a delle cose piacevoli, belle, utili. Grazie, mi viene in mente da quello che dicevi anche una delle teorie di Leonardo da Vinci sulla gestione più, lui tocca il tema del time management, della gestione del tempo dal punto di vista invece dell'energia, quindi dedicare l'energia migliore alle situazioni più difficili e più complesse, non quelle del dettaglio, un anticipo dell'80-20, diciamo, energetico. Allora, torniamo in convento, punto 8, ci spieghi, e questa ovviamente è solo per te in questa fase, diciamo, la regola dal punto di vista dell'organizzazione del tempo e del lavoro, l'ufficio divino della notte, ma anche del giorno, morale, il time management di una giornata tipica in un monastero. Se te la ricordi, però. Sì, no, me la ricordo. Quanto tempo è, cosa vinco, se no scherzo. Allora, dietro l'idea di tempo
ci sta appunto un'idea di essere umano, un'idea di mondo e una visione di mondo che è sintetizzata nel famoso motto benedettino, che ve l'hanno venduto come ora del lavoro. Il vero motto benedettino non è questo, ma è ora et lege et labora, prega e studia e lavora. Secondo voi qual è la parola più importante di questo motto? Facciamo un sondaggio, visto che qui i sondaggi si gestiscono i paesi. Allora, chi dice che è la preghiera? Qualcuno alzi la mano così vado via contento, bravo. Oh. Tu un paio, ok. Di solito sono di più. Di solito sono. Lo studio? Qui studiano tutti, il lavoro, lavorarsi qui. Il lavoro? Qualcuno non ha alzato la mano, quindi ha qualche alternativa? No. Ok, ora, nel motto benedettino, in realtà, la parola più importante non è né la preghiera, né lo studio, né il lavoro, ma è quella et, cioè tieni assieme queste tre dimensioni. Sì, ma lo gioco sempre così, cioè, non ci arriva mai nessuno. Ci passa la mano su let. Chi ha detto let? Chi pensava let e non ce l'ha? Lui? Ho detto equilibrio. Bravo, lei che cosa fa di nel... Equilibrio. È quello che tiene assieme le cose, no? Perché tutte le volte che noi valorizziamo solo una di queste dimensioni o ne dimentichiamo qualcun'altra, succedono casini. Perché dietro questo motto benedettino di ora et lege et labora c'è anche un'idea di essere umano. L'essere umano come corpo, mente e spirito. E l'importante di questa et è anche per dire, guardate che non è vero che lo spirito è più importante del corpo. Non è vero, perché basta che ci si spacchi una piccola vena nel cervello e anche il nostro spirito va a farsi benedire. Dico va a farsi benedire perché sono un monaco e quindi non posso usare linguaggi. Quindi tenere assieme queste tre dimensioni e la giornata benedettiva, noi siamo esseri umani, persone, appunto risuoniamo, se curiamo queste tre dimensioni. E allora la parte di distribuire la giornata, le 24 ore che abbiamo, quando vi dicono che non abbiamo tempo, non è vero, perché il tempo è l'unica cosa che abbiamo tutti uguali, che sono 24 ore, non è che possiamo, 24 ore per tutti. Quando dici non ho tempo è che forse lo stai organizzato male. Ora Benedetto cerca di organizzare la giornata in modo che queste tre dimensioni abbiano il giusto, la giusta collocazione, il giusto ritmo. Addirittura la struttura, per noi benedettini ci sono tre luoghi sacri, no? Visto che voi occupate di spazi e di luoghi, che non, la chiesa per evidenti motivi, ma poi c'è abbiamo la biblioteca, è un altro luogo sacro del monastero. C'è la parte dove si lavora, che è anche insieme al refettorio, non per niente di solito nei monasteri si mangia bene, no? Si dice accontentarsi di quello che passa al convento, poi però solo il convento passa al buono, quindi c'è anche questa dimensione. Quindi ora provo proprio velocissimamente perché è così importante in una giornata riuscire ad allenarci e dare spazio a queste tre dimensioni, no? La prima, la spiritualità. Non vuol dire diventare devoti, ok? Essere devoti, essere fondamentalisti non è essere spirituali. Perché la spiritualità è innanzitutto la capacità di farsi le domande, il famoso perché, ancora prima che darsi le risposte. Quindi Benedetto fa iniziare la sua giornata con la preghiera perché dice, ok, devi capire qual è il quadro di senso in cui tu inserisci quello che stai facendo. Secondo, lo studio, perché è importante studiare e nutrirsi di parole belle, buone e vere, perché lo studio è questo alla fine, no? Perché noi diventiamo le parole che ascoltiamo e diciamo. Funzioniamo come funzioniamo dal punto di vista fisico. Se io stasera, dopo, purtroppo non posso fermarmi a cena, mi scuso, mi perdonerete, però almeno nell'aperitivo me lo becco. Se stasera io mi date qualcosa che è avariato, è chiaro che mi viene mal di pancia. Ma la stessa cosa è anche quando io uso le parole. Mi ha fatto questa cosa interessante, vi anticipo, ci abbiamo qualche minuto se ancora. Una volta ho fatto una giornata di formazione sul silenzio e sull'ascolto con un gruppo di parrucchieri, okay? Perché il parrucchiere ha una funzione sociale importante, perché non ci si confessa più, lo psicologo costa troppo, uno va dal parrucchiere, no? E giustamente questo parrucchiere mi diceva, io apro il mio salone di bellezza alle 9 e alle 10 sono stanco. Ma non è stanco perché chissà che lavoro ha fatto, perché, chiedo scusa, ma
sono, di solito sono tre quarti sulle donne, la prima cliente si siede e lui fa una semplicissima domanda: come stai? Come stai? Come va? E lì si apre, no? La voragine. Il marito, i figli, il sindaco, il parroco, non so che cosa, qualcosa di fa. E allora io gli ho detto: scusa, ma allora tu cosa potresti fare? E io devo partire forse la mattina un pochettino più carico. E che cosa fai di solito la mattina? Mi alzo e accendo la televisione e guardo le notizie. Peccato che uno ha rubato, l'altro ucciso, no? Io faccio sempre questo esempio, sono bresciano, io sono del 71 e io da qua, se adesso non lo faccio più, ma una volta mi sulla radio il Gazzettino Padano, no? Alle 7:15 e una quella di musichetta, e la prima notizia è: da Cavenago Cambiago alla barriera di Milano Est, coda. Io da quando sono nato sento questa cosa qua, no? Poi per fortuna che hanno aperto la variante di Valico, sono andato anche a Sasso Marconi, Barberino del Mugello, il grande raccordo anulare di Roma, eccetera. Non ti dicono che il 95%, oppure voi avete, cioè, prima del passante di Mestra, che voi eravate gettonatissimi, non ti dicono che il 95% delle strade italiane funziona e si va tranquilli, cioè tu parti a scarico. E allora questo parrucchiere ha detto: allora io provo a partire con la dimensione positiva, quindi ora non guardo più la televisione, e leggo un buon libro oppure ascolto una buona musica, in modo che quando poi il mio cliente comincerà a lamentarsi, gli dico: guarda, io ho letto questa cosa stamattina, leggila anche tu intanto e poi la commentiamo. Okay? Aveva trovato questa forma interessante, no? Poi non so se ha perso clienti, quello non l'ho più rivisto, quindi dovrei chiedere se questa cosa poi funziona, però non l'ho più vista. No, per dire appunto che noi ti inventiamo le parole che ascoltiamo. Sì, io sono sicuro che non è il vostro caso, però in azienda se si usa un linguaggio preso sempre totalmente da, per esempio, dal mondo militare, dalla guerra, no? Queste cose qui che conquistare fette di mercato, colpire i target, dobbiamo fare squadra, dobbiamo aggredire, dobbiamo andare di qua, andare di là. Chiaro che la mattina uno entra in ufficio che già ha litigato per trovare il parcheggio, non so, no? Entra in ufficio e già dopo un po' è alla rambo, no? E col coltello fra i denti. Dobbiamo cambiare il linguaggio, secondo me. Lo studio ci aiuta ad avere un'altra narrazione, direbbero quelli bravi. E da ultimo il lavoro, questa dimensione dell'aspetto concreto, della dimensione, perché Benedetto ha una frase bellissima, non so se anticipo forse qualche lettura, ma tanto stiamo andando verso la fine, posso dirlo. Quando parla del monaco che lavora, questa frase è potentissima, dice: il monaco che lavora deve trattare gli strumenti e i beni del monastero con la stessa reverenza dovuta ai vasi sacri dell'altare. Ok, mette sullo stesso piano il monaco che lavora con il prete che dice la messa. Tanto qua siamo in Veneto, più o meno la messa sapete cos'è. Sapete che la messa tecnicamente vuol dire eucaristia, okay? E eucaristia deriva da sempre da una parola greca, che dal verbo greco eucarizzo, che vuol dire rendere grazie. Quindi quanti di noi hanno la consapevolezza che il lavoro è uno strumento per rendere grazie alla vita o a Dio, per chi ci crede? In questa visione, quindi, il lunedì non è il giorno più sfigato della settimana, okay? Perché toglie tempo e spazio alle cose che danno senso e valore e significato alla mia vita, che io faccio il sabato e la domenica. Ma il lunedì diventa, poi di solito il lunedì poi tira dentro anche di Trento sera, domenica sera, no? Che è un'altra delle serate più brutte della settimana, okay? Di solito è la serata della pizza al taglio, no? Perché non hai voglia di cucinare. Oppure vai fuori al ristorante perché pensi di allungare un po' l'aspetto goliardico della domenica, perché non vuoi affrontare il lunedì, questa è la situazione. Il lunedì invece, in questa visione, diventa il primo giorno in cui io posso far risuonare qualcos'altro nella mia vita, con le persone che ho. Poi, chiaro, siamo giustamente inventati la responsabilità sociale dell'impresa, ci siamo inventati la sostenibilità, il rapporto con l'ambiente, queste cose qui. Ma se io capisco che entrando il lunedì mattina ha uno strumento potentissimo, anche perché ci passa tanto tempo, per rendere grazie alla vita, è chiaro che sto attento alle persone, che sto attento agli altri, sto attento all'ambiente, sto attento a tutto quello che voi sapete meglio. Quindi la giornata benedettina è fatta per fare in modo che il monaco possa vivere queste tre dimensioni, continuare ad allenarsi queste tre dimensioni, nutrire queste tre dimensioni in maniera corretta. Quindi anche quello che noi cerchiamo un po', pensiamo, diciamo, ma se questa azienda fosse un monastero, com'è che lo organizzeremo? No? Ci mettiamo giù a fare queste cose qua, concrete, per poi calarlo poi nella realtà concreta di
chiaro che se voi, io ho un mio ritmo, io quando qualche volta, e chiudo, qualche volta viene qualcuno da noi e si ferma da qualche giorno da noi, poi no, parte in guardia, ah, da domani prego anch'io come fanno i monaci, gli dico no, non farlo perché ti fa male, okay? Perché non puoi pregare come facciamo noi, perché io trovati un altro, un tuo ritmo, una tua dimensione, ma per vivere questi tre aspetti della ora, e te legge e te lavora cercando di tenerle un po' insieme. A proposito di azienda, leggo altre tre righe in cui poi ti coinvolgo. L'economo del monastero. Allora, ascoltate, poi ancora un'altra domanda, abbiamo terminato. Come economo del monastero si è scelto uno della comunità che sia saggio, maturo, sobrio, non mangione, non superbo, non turbolento, non ingiurioso, non lento nel dare, non prodigo, ma timorato di Dio, egli sia come un padre per tutta la comunità, non ceda all'avarizia, né sia prodigo e dissipatore dei beni del monastero, ma tutto lo faccia con misura. Qua sfido Umana come sponsor. Che l'economo chi si occupa dell'amministrazione, qual è? C'è qualche? Ce n'è un po'. Ce n'è un po'? Ecco, un commentino su questi personaggi. Dopo questa descrizione possiamo tenerli o dobbiamo mandarli? Non so come. Ci rientrano in questo. Parla tu, che sennò parlo sempre io. Quando con Natale ci siamo posti il problema, perché arrivavano, dopo l'uscita dei libri, arrivavano delle richieste, come dire, il libro l'avevo scritto perché mi sembrava bello, non pensavo nemmeno di pubblicarlo, e diceva prima Alessandro, ha avuto un successo importante, e sono arrivate delle mail, delle richieste, cioè, come possiamo approfondire? Io ricordo a Natale, che approfondimenti facciamo? Non eravamo proprio preparati a farlo, per cui ci siamo messi con un team, io e lui innanzitutto, abbiamo cominciato a costruire dei percorsi formativi che poi abbiamo affinato nel tempo, ce ne sono sorti tanti, una dozzina, ma questo lo volevo dire perché quello che abbiamo fatto di più è quello sulla gestione del tempo, che credo sia, non so se è la cosa più importante che nella regola emerge e tale, però è sicuramente un tema enorme, no? Questa storia della campana, che ritmo, chi di voi c'è stato, se lo sa, la sente, no? C'è questa campana che periodicamente ti dice adesso prega, adesso mangia, adesso lavora, adesso riprega, adesso rimangia, adesso... che all'inizio quando io leggevo la regola, cosa assissante, mi viene a dire, ma perché mi lasci restare un pochettino, dai un po' di spazio, no? In realtà tra un tocco della campana e l'altro c'è grande libertà nel fare, però è una libertà ritmata. E siccome mi rendevo conto che c'era del buono ma non capivo, ho fatto il tedesco svizzero, io abito vicino alla Svizzera, ho obbedito, ho detto beh, cominciamo a fare così, io non ci credo ma ci provo, per cui ricordo ancora adesso, vi parlo di tanti anni fa, da direttore commerciale, appunto immaginate il telefono, io prendevo il telefono, lo spegnevo la mattina alle 7, lo tenevo di fianco fino alle 8:30, 9:15 e mi facevo guardare, come dire, dimmi di accenderti. No, e non ti accendo, no? E ho provato a fare da cavia per anni su queste robe qua, finché non ho capito che c'era del vero, ma non solo nel telefono, c'era del vero nel ritmare la giornata, c'era del vero nel a un certo punto terminare un lavoro perché era ora di. Vi faccio un esempio mio, scrivo la sera tardo, il weekend, ho questa passione per la montagna, per cui quando dovevo chiudere, spesso vado in montagna e ci andavo, ero ancora in azienda venerdì sera, mi illudevo di scrivere dalle 10 a mezzanotte e stavo lì come un pirla. Grazie Natale. Dalle 10 a mezzanotte non scrivevo una riga. Siccome però c'era un'impellenza, dovevo consegnare il libro, a un certo punto ho detto, se non scrivo, non scrivo, cazzo, mi alzo domani mattina. Che un monaco te l'avrebbe detto 6 mesi prima, alzati alla mattina quando sei fresco, quello è il tempo dell'ascolto, il tempo della scrittura. Io ricordo come fosse oggi, certo che c'è la fatica di alzarsi alle 6, io alle 6:05 cominciavo a scrivere. In 2 ore avevo fatto un'infinità di lavoro fatto bene. È lì che allora cominci a capire che cosa dice questa parola, perché poi la loro capacità è quella di recuperare appunto le parole nel loro significato primo. La parola tempo deriva dal greco temno, che dice tagliare, come dire tu hai 24 ore, bene, occhio che non sono 24 ore, sono fatte di pezzi,
Il trucco non sta nel vivere bene le 24 ore, ma nel vivere bene gli slot, non so come dirvi, no? Slot di 20 minuti, di mezz'ora, di un'ora, gli slot, è lì che tu fai la differenza. Le ore, nella mitologia greca, erano le cosiddette ancelle del tempo, è come se le ore fossero gli slot, che noi, per noi sono un'ora, e anche per il monaco spesso un'ora la campana suona bene o male nelle ore, ma in realtà non è l'ora, è cosa faccio in questo pezzo di tempo, come lo taglio. La mattina cosa faccio? Sento il telegiornale o viceversa sto in silenzio e mi godo l'inizio di una giornata che tra l'altro le neuroscienze ci dicono ha bisogno di lentezza, così come la sera. Se voi date un'occhiata a delle ricerche impressionanti fatte dai neurologi su come risponde il nostro cervello alla televisione o alle vibrazioni del telefonino, è impressionante. Cioè, quando noi attiviamo, una ricerca dice che ci sono circa 40 sollecitazioni che arrivano da WhatsApp, da SMS, da mail, quelle attivazioni, come che si chiama Natale, il set tecnologico? Sì, no, le cose lì, quando brilla il telefonino, quando suona. Le notifiche. Le notifiche. La media europea sono 40 in un'ora. No, non so quante ve ne capitino a voi, però c'è qualcuno che probabilmente ne fa 270, io ne faccio pochissime. Quelle sono percepite dal cervello come quando una macchina ci frena davanti e si attiva lo stop loss. Ecco, voi pensate, noi siamo lì che facciamo una cosa. È come se in un'ora 40 volte facessi sta roba. Capite bene che quel tempo lì che io ufficialmente sto dedicando, che ne so, a una relazione, sto dedicando a un ordine, sto dedicando a, non dipende cosa facciamo, è un tempo continuamente inframmezzato. E non è quel tempo invece che i greci dicono, se tagliato con cura, diventa non più Kronos ma Kairos. Loro dicono, occhio, perché proprio nella capacità di tagliare il tempo che tu crei Kronos, Kronos vuol dire cronografo, un tempo brutto, un tempo che scorre male, un tempo che non basta mai, un tempo soffocante. Kronos era un dio che nella mitologia mangiava i suoi figli, un tempo che si divora, che è spesso il tempo che noi abbiamo. Viceversa, se tu sai fare questa cosa e la campana in questo aiuta, loro ce l'hanno, noi no, avremo delle campane interiori in qualche modo, o dell'autodisciplina, diventa Kairos. Vuol dire che magicamente, per fortuna o per capacità, quella giornata sta prendendo forma, diventa Kairos alla radice della parola occasione. Ti rendi conto, credo che ce ne rendiamo conto, ci sono delle giornate che sono uno spettacolo. Arrivi a fine giornata e sei meno stanco e hai prodotto di più. Sei meno stanco, più felice, hai fatto più cose, hai venduto, che ne so. No? Ci sono delle giornate che non girano. Allora, non girano perché è andata così o non girano perché ci ho messo del mio? Che campana ho fatto suonare? La mia campana ha suonato? E quando ha suonato l'ho rispettato o l'ho fatta tacere? E che tipo di campana è? A che ora la faccio suonare? Per far che cosa? Ecco, questo è la differenza fra loro e noi, è che loro hanno una struttura del tempo che la comunità in qualche modo coordina e una campana spinge a, e noi invece, noi non lo so, dipende. Insomma. La campana ce l'abbiamo, poi ogni tanto la usiamo, ogni tanto no, ogni tanto la mettiamo a tacere e di conseguenza, come sapete, in montagna spesso si fa, quando vuoi arrivare bene in cima godendotela, dai ritmo, ti dai il ritmo. Allora ti rendi conto che il passo nel tempo diventa meno faticoso, arrivi in cima, te la sei goduta e sei in cima, altre volte non arrivi in cima o ci arrivi e non te la sei goduta. E se guardi dietro ti sei seduto, ti sei alzato, hai mangiato, ti sei fermato, hai ripreso, ti sei... tutta questa roba qua che poi alla fine fa sì che il nostro tempo sia un tempo confuso molte volte, un tempo poco ritmato, poco tagliato. A proposito di Kronos, infatti abbiamo anche noi un tempo con cui dobbiamo, diciamo, combattere, quindi l'unico ultimo punto che avevo scelto, e prima poi di avere la nostra ospite, è il lettore di settimana che mi ha colpito avendolo vissuto in persona. Quindi c'è un'ora senza leggere il punto, c'è un momento della giornata in cui avvengono appunto le letture nel sommo silenzio, diciamo, della giornata. In realtà ho scoperto, la volta che io ero là, che era stato letto per esempio un articolo dell'Economist, perché si era ritenuto in quel momento che quel giornale avesse un articolo, diciamo, internazionale che interessava tutto. Quindi il commento di chiusura che ti chiedo è su questa contaminazione con la vita reale. È certamente un ermo, però fino a un certo punto, nel senso che siete informatissimi, diciamo, su tutto quello che succede intorno. Due parole su questo tipo di lettura che avviene. Sì, direi che appunto in uno sguardo contemplativo che richiamava all'inizio,
non c'è nulla che non possa essere. Tutto ciò che è umano è fortemente spirituale per me, quindi tutto ciò che è umano deve essere preso in considerazione, deve essere appunto analizzato, deve essere accolto. E poi tra l'altro appunto noi, almeno io appartengo alla tradizione cristiana, quindi noi abbiamo questa roba del mistero dell'incarnazione, no? Che Dio si è fatto uomo, quindi per noi è la materialità che parla di Dio, è la concretezza della vita che parla di Dio. Addirittura l'abbiamo fatto a Camaldoli 10 giorni fa un incontro spirituale partendo da un astrofisico, no? Che ci ha spiegato come funziona l'universo. E da lì capire allora quale idea di Dio può uscire, quale idea di Dio. Tra l'altro abbiamo anche un prete però di Padova e Leone, però mi sono come scienziato. Quindi anche questo dividere questa cosa tra sacro e profano, per un benedettino non esiste, insomma, non c'è questa divisione, no? Perché tutto appunto può essere, ci può parlare di qualcosa di bello e di positivo, no? Proprio come questo ricordo giovane, questo ricordo positivo. Ed è per quello che poi anche qui no. Visto che l'ultimo intervento che faccio, secondo me il riassunto è questo, che c'è tutto alla fine parte dal nostro cuore, no? Non vorrei essere come Lenzo, cioè il nostro cuore come sentire la nostra, di chi siamo in maniera più profonda, ed è il tipo di rapporto che noi instauriamo con ciò che ci circonda che fa la differenza. Nel Vangelo, per esempio, il problema non è la ricchezza, ma è il cuore dell'uomo di fronte alla ricchezza, no? E se uno la ricchezza la tiene solo tutta per sé, non la mette in circolo, ma non è che la ricchezza è un problema per la Bibbia, no? Magari in alcune prospettive cattoliche un po' lo è, però non è corretto dal mio punto di vista, no? Come ci diceva prima l'Economist, il problema non è leggere solo la Bibbia o leggere anche l'Economist, il problema è io che cosa poi ne faccio, che rapporto ho. Addirittura è bellissimo, se andate a Ravenna, che c'è questa bellissima biblioteca attuale di Ravenna, quella attuale, quella statale, però era Camaldolese nostra, c'è la sala bellissima della Sapienza dove ci sono tutti i medaglioni con i monaci, ed è interessantissimo che i monaci, contrariamente a quanto noi ci possiamo aspettare, non hanno in mano il rosario, il crocifisso, la Bibbia, ma c'è chi ha in mano il compasso, chi ha in mano lo stetoscopio, chi ha in mano altri il pennello, perché lì erano monaci che chi faceva il medico, chi faceva il musicista, chi faceva. Lo faceva tramite appunto memory, che il lavoro è come dire la messa, ok? Questo è un po'. Ed è per quello, ecco, che ogni occasione può essere veramente un momento di grande crescita. Questo noi viviamo. Il vero uomo spirituale è quello che appunto diremmo noi vede Dio ovunque, ok? Nelle persone, innanzitutto nella persona. Voi, quando una volta ho fatto un convegno ai direttori del personale a Bergamo, un convegno nazionale, no? Gli ho detto, voi pensate una cosa, ogni volta che siete direttore delle risorse umane, ogni volta che voi avete di fronte una persona, avete uno che nel mio linguaggio è stato creato immagine e somiglianza di Dio. Cioè vuol dire che ha delle potenzialità enormi, qualsiasi persona io incontro. E io devo essere bravo a tirarle fuori. Quindi questa contaminazione si cresce contaminandosi, si cresce se ci si apre all'altro. La Bibbia è bella, scusate, sto andando troppo lungo, mi ho stancato? No, sarebbe bello sentirvi tutti i punti della regola, però. L'ultimo che vi dico, interessante, quando nella Bibbia Dio crea l'essere umano e crea la dualità, cosa fa? Cioè, l'altro nasce da un'apertura, cioè la famosa costra, no? Noi poi abbiamo tirato quei pacchi sulla superiorità del maschile sul femminile, ma non c'entra niente. Ok? Lì c'è l'altro, è una ferita, cioè è un'apertura tua. Ed è bello che nella Sacra Scrittura poi lì ci dice questa cosa interessante. Oh, finalmente qualcuno che riesco a guardare negli occhi, no? Lui riconosce se stesso incontrando gli occhi di un altro. Ok? Perché se io invece continuo a guardare me stesso, faccio la fine di Narciso, no? Il Narciso, no? Quindi dopo la stessa muore. Questa contaminazione che noi abbiamo dall'Economist o altri giornali o altre riviste, eccetera, o stare sui social, io sono su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, su Instagram anche, c'ho tutto, ok? Perché dobbiamo aprirci all'altro, è solo l'apertura all'altro che ci fa riconoscere veramente, ci dà la giusta misura di chi noi siamo.
Anzi, poi alla fine del convegno ci facciamo una foto e un selfie. Tu, no? Sì, quella bellezza, mica se fuori. Sì, Natale è un tecnologico. Allora, direi, beh, innanzitutto vi ringrazio, siamo giusti, giusti nei tempi. Sarebbe bello ovviamente poter rivedere tutti i punti della regola. Abbiamo fatto una scelta di questi. Credo che sia stato interessante il connubio, no, tra questo mondo e quello, diciamo, aziendale a proposito di contaminazioni. Quindi direi di ringraziare, diciamo, padre, diciamo, Natale con un bel applauso. Grazie. Grazie. E anche con leggerezza in un mondo, diciamo, impegnativo. Allora, a questo punto chiamerei la nostra amica, la nostra ospite.